Buongiorno, in questi giorni mi si è rotta questa, quindi quello che ho appena visto non mi ha convinto. Quindi trovato il rasa erba, l'ho acquistato al Bricoman, dopo vi spiego il motivo e che differenze ci sono tra questo e quelli che ho visto all'Eroe Merlin. Hanno qualche differenza, diciamo che questo qua è proprio un rasa erba base, poi vi spiego il motivo. Pronto ad aprire il mio nuovo rasa erba. Ho deciso di comprare questo che è una marca della Pro Green. Il motore è un 98,5 cc a 4 tempi, quindi ha il serbatoio dell'olio e si mette dentro direttamente la benzina. Ha un taglio da 410 mm, quindi taglia 41 cm di larghezza, e ha 7 misure per il taglio, quindi come altezza di taglio dell'erba. Il modello è PY16C, il motore è un OHV, li montano la maggior parte dei rasa erba, diciamo tra virgolette, economici. L'ho pagato €149,90, quindi €150, l'ho acquistato, come avete visto, al Bricoman. All'Eroe Merlin ne avevano tagliaerbe equivalenti, però quello che costava meno era €190, a differenza di questo faceva il matching. Il matching, per chi non lo sa, praticamente serve per non raccogliere l'erba, ma la sputa nel prato e fa tipo concime. Questo non lo fa, ma non mi serve. Per di più il sacco questo è da 50 litri. Adesso la apriamo, la montiamo, mettiamo dentro l'olio e la benzina e facciamo la prima accensione, tanto vi dico qualcos'altro. Questo qua è il sacco da 50 litri per raccogliere l'erba e questa è il tagliaerba. Adesso lo tiriamo fuori dallo scatolone e vediamo che cosa c'è da montare. A inizio video vi ho detto che il mio tagliaerba era deceduto. Cos'è successo? L'ho usato per 6 anni quel tagliaerba. L'anno scorso purtroppo stavo tagliando il prato, mi sono dimenticato di mettere dentro l'olio nel motore, probabilmente l'ho grippato. Allora, quel tagliaerba lì l'avevo pagato 6 anni fa €499, era molto più grosso confronto a questo qua è proprio piccolino. Adesso vi spiego perché ho preso questo qua piccolino. Quello lì era anche semovente. Il sacco, se non mi sbaglio, era da 80 litri o forse anche 90 litri, faceva anche il matching. Era molto grossa come macchina, quindi nella casetta degli attrezzi mi occupava un sacco di spazio e non potevo più camminarci dentro. Quindi ho deciso fortunatamente di venderla, l'ho venduta a mio conoscente, ha detto che lui poi la riparerà. Io non volevo ripararla perché comunque, oltre a questo tagliaerba, in futuro prenderò il robottino che mi taglierà il prato, quindi questo mi serve giusto per fare dei tagli eccezionali nel prato quando faccio dei lavori particolari, tipo taglio la siepe, mi serve per raccogliere i rami della siepe. Solo per questo ho acquistato questo tipo di macchina. Mi sono dimenticato quello dell'Eroe Merlin, che costava €199, €190, era anche semovente, quindi aveva la trazione sulle ruote posteriori, questo bisogna spingerlo. Fatto questa piccola premessa, andiamo avanti a preparare il tagliaerba e così vediamo come funziona. Ok, sto leggendo le istruzioni. Devo montare
la maniglia di spinta, sono solo due, un paio di bulloni, montiamola. A questo punto abbiamo due fori, dovremo attaccare questa cosa qua. Qui abbiamo i suoi quattro bulloni e c'è dentro anche una chiave. Se uno non c'ha a casa le chiavi, dentro nella scatola c'è anche la chiave per montarlo, comodo. Vi do un'altra info, il rumore del funzionamento è di 96 decibel, quindi rumore classico di un tagliaerba. Adesso vado a mettere dentro prima cosa l'olio, metto un po' di benzina, l'accendo e la faccio girare un attimino al minimo, giusto per fargli un semi-rodaggio, visto che ci tengo molto ai motori, anche se uno l'ho rotto. Qui dove andiamo a mettere l'olio del motore. Ora mi preparo a inserire l'olio dentro lì. Allora, la misura che dobbiamo fare, c'è nella stanghetta, adesso vi faccio vedere, c'è il minimo e il massimo, noi dobbiamo portare l'olio tra il minimo e il massimo. Il tipo di olio che va messo in questi tipi di macchine da lavoro è l'olio per motori a quattro tempi SAE 30. Io fortunatamente ce n'ho a casa un pochino, purtroppo è un po' poco, c'ho circa 250 ml, quindi adesso provo a vedere se riesco almeno a accenderla e provarla oggi e poi andrò a acquistare l'olio per la macchina perché non c'ho voglia di romperla. Visto che sul libretto di istruzione c'è scritto di non esagerare con l'olio, cioè non ce ne deve essere dentro troppo, sennò invece di essere una cosa positiva diventa una cosa negativa. Io adesso ne ho messo dentro un po', infilo dentro l'asticella e provo a continuare a fare misura, a vedere più o meno quanto ne devo infilare, ma penso che sarà intorno a un netto. L'olio io l'ho messo, ne ho messo dentro circa 2,5 e sulla stanghetta è al minimo, quindi dovrò andare a comprare altro olio prima di iniziare a usarla intensamente, prima di rovinare il motore. Adesso benzina. Questo è il tappo della benzina, lo andiamo a aprire e gli andiamo a mettere dentro un po' di benzina. Non gli ho fatto il pieno, gli ho messo dentro un bicchiere di benzina giusto per avviarla. Come tutte le macchine che taglia erba, questa è la pompetta per caricare la benzina all'interno del carburatore. Io una cosa che faccio sempre, dopo finito di aver utilizzato il tagliaerba, la faccio svuotare completamente della benzina. Quindi cerco di finire tutta la benzina nel serbatoio e faccio svuotare il carburatore, almeno così non si formano sedimenti. Anche se ho avuto tutte queste accortezze, poi quella vecchia, come vi ho detto, l'ho rotta perché non gli ho messo l'olio, mi sono dimenticato. Spero di non fare danni anche su questa. Ok, prima accensione. Ah, non vi ho fatto vedere com'è la lama sotto, adesso ve la faccio vedere. Tanta roba, al terzo colpo è partita subito. Adesso vi faccio vedere qualche altra cosa di questa tagliaerba. Questa è la leva per regolare l'altezza del taglio. Noi spostandola possiamo alzare il taglio della lama. Adesso è pronta per tagliare. Volevo provare a fare un pezzettino di taglio del prato, giusto per capire come lavora la macchina. E poi concludiamo. Prime impressioni dopo questi due tagli che ho fatto in giardino, il suo lavoro lo fa, sicuramente non è il tagliaerba che avevo prima che era molto più grosso e molto più potente, però per l'utilizzo che ne devo fare io mi va perfettamente bene. Adesso la pulisco, la metto nella casetta e nei prossimi giorni taglierò il prato.
Concludo il mio video sul rasa erba della Pro Green, costato 149,90 euro, acquistato al Bricoman. Cosa voglio dirvi? È un, diciamo che il suo lavoro lo fa, non è una cosa professionale, però per l'utilizzo che ne faccio io va più che bene, visto che mese prossimo nel mio giardino ci sarà il robottino che taglierà il prato, quindi non dovrò più avere problemi di mettermi a tagliarlo manualmente. E vi ho già spiegato perché questa l'ho comprata, perché mi serve per quando faccio dei lavori un po' più grossi. Detto questo, io vi consiglio di iscrivervi al mio canale se non volete perdere le mie prossime recensioni su tantissimi prodotti della Parkside che ho comprato in quest'ultimo periodo. Video sul fai da te, come avete visto sto pubblicando video sul rifacciamento del mio giardino, vi faccio vedere qualcosina intanto. Questo è il lavoro che potrete vedere sul mio canale del mio giardino, ma non è ancora finito, c'ho ancora tantissime cose da fare. Lascia un bel like e un bel commento di quello che pensi, di cosa vorresti dirmi e che quello che ti viene in mente, scrivilo, mi fa piacere, almeno così so chi è che mi sta seguendo sui miei video. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo con la pubblicazione dei miei prossimi video. Ciao!